Ivana Mrazova, in nomination, il primo televoto per la modella, ma già lo sapeva Grande Fratello VIP 2017. Ivana Mrazova sembra svantaggiata rispetto agli altri concorrenti del Grande Fratello VIP 2017, anche se può contare su una schiera di fan pronti a supportarla sui social. Ivana Mrazova è stata nominata al Grande Fratello VIP 2017. È la prima volta per questa splendida ragazza che si dovrà così confrontare anche con il parere del pubblico da casa. Sembrava già saperlo prima che lo dicesse Ilary Blasi, magari facendo due calcoli prima della puntata aveva capito che questa settimana il rischio sarebbe aumentato in maniera esponenziale. Ivana infatti prima che Ilary prendesse parola, ha sottolineato sottovoce a Giulia De Lellis, ormai sua inseparabile amica, che sarebbe stata tra i nominati. Ora vedremo cosa dirà il pubblico che sembra aver apprezzato il suo cammino fino a questo momento, sono stati infatti sempre molto positivi i commenti sul web. Staremo a vedere se la sua avventura terminerà la prossima settimana o se andrà avanti. Di certo è la meno conosciuta tra quelli che sono al televoto, dove finisce insieme a Ignazio Moser, Cristiano Malgioglio e Cecilia Rodriguez. Ag. Ivana Mrazova è una delle sorprese del Grande Fratello VIP 2017. La bella modella era entrata nella casa a sorpresa, sfuggita insieme alla collega Carla Dai Mirini delle macchine fotografiche e quindi entrata in punta di piedi. La splendida ragazza si è presa il pubblico per la sua semplicità e ha conquistato anche gli altri inquilini della casa che non l'hanno mai mandata al televoto. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore perché ci saranno ancora tante sorprese da qui alla fine della puntata, ma sicuramente Ivana Mrazova è una pericolosa outsider e potrebbe anche vincere un po' a sorpresa il programma. Fuori dalla casa continuano ad essere i commenti positivi sui social network, con il pubblico che spinge per farla rimanere fino alla fine di questa avventura. Ag. Nessuna sorpresa per lei. Negli ultimi giorni vissuti nella casa del Grande Fratello VIP 2017, Ivana Mrazova ha più volte manifestato il suo malessere per non aver ancora ricevuto alcuna sorpresa da parte dei suoi parenti. La concorrente, in particolare, sente la mancanza di sua sorella, che attualmente è in attesa del suo secondogenito. Aerei a parte, la modella è fra i pochi a non aver ancora incontrato nessuno e questa storia non ha fatto altro che scatenare l'ira dei suoi fan, che non hanno gradito la disparità di trattamento fra concorrenti. Aida forse stasera incontrerà Geppi, ed Ivana non incontra ancora sua sorella perché non farebbe audience, secondo Luca la sorpresa Ivana sarà un video di Teddy, ma ovviamente tra le tante cose prenderemo il palo anche stasera, scrivono i suoi follower su Twitter. Arriverà una sorpresa per Ivana? I suoi fan sono già sul piede di guerra e fra poche ore, sorpresa o meno, sono intenzionati a regalare alla loro beniamina un posto in finale. Ag. Sarà lei la prima finalista? L'ultima diretta del Grande Fratello VIP 2 ha spinto Ivana Mrazova a dare il proprio voto a Cristiano Malgioglio. La modella ha infatti deciso di nominare il paroliere per via delle distanze che si sono create fra loro fin dai primi giorni del reality, preferendo così salvare altri concorrenti con cui ha stretto di più. Nelle ultime settimane, Ivana si è avvicinata di molto ai concorrenti maschi della casa, diventando una vera e propria campionessa del gioco dei tappi. Una scelta che potrebbe aver fatto per trascorrere il tempo in leggerezza, ma anche per riempire i vuoti creati dall'assenza di Giulia De Lellis. Ivana e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne trascorrono infatti molto tempo insieme, ma la seconda va a dormire prima degli altri e quindi la modella deve trovare necessariamente degli altri compagni di gioco.
È infatti una delle ultime ad andare a dormire e vista la vicinanza fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e l'assenza di altre concorrenti donne sveglie fino a tardi, non può fare altrimenti. Nell'ultima settimana ha inoltre ricevuto dei vestiti per l'inverno come gli altri concorrenti, anche se rispetto ai compagni d'avventura è forse una delle poche ad aver ricevuto meno messaggi via aereo. Ivana Mrazova e le tattiche degli altri concorrenti. Ivana Mrazova sembra svantaggiata rispetto agli altri concorrenti del GF VIP 2017, anche se può contare su una schiera di fan pronti a supportarla sui social. La modella è infatti una delle più gettonate per via della sua simpatia e sincerità, in netto contrasto con l'impressione data ai suoi supporter dagli altri inquilini della casa. Una cena al club fra i concorrenti maschi adulti ha svelato in verità quale sia il possibile destino di Ivana. Secondo Raffaello Tonò non sarebbe sacrificabile e votabile per la nomination di questa sera, anche se l'opinionista sembra aver cambiato idea ed essersi diretto verso Ignazio Moser. Non sembra tra l'altro che Ivana rientri nelle mire di altri concorrenti, dato che per ora l'attenzione di molti è diretta verso possibili doppio giochisti e persone poco chiare. Emerge quindi sempre di più quanto ipotizzato fin dalle prime settimane del programma, la modella potrebbe salvarsi solo perché più anonima agli occhi degli altri concorrenti, decisi a eliminare secondo le antipatie del momento. L'attenzione per lei della Jalapas Band. Il GF VIP 2017 finora ha consacrato Ivana Mrazova come protagonista della Jalapas Band, diventando uno dei bersagli preferiti del trio comico. La modella non sembra tuttavia avere la stessa popolarità fra i fan, dato che in molti credono che sia fin troppo isolata rispetto al resto del gruppo. Ivana non ha di certo una personalità che la spinge a mettersi al centro dell'attenzione e anche se è incline al gioco, rimane comunque distante da determinate dinamiche. Il suo carattere le permette infatti di cercare spesso il gioco, motivo per cui si è diretta verso il torneo dei tappi, ma c'è da chiedersi se la Jalapas Band non abbia messo in evidenza una simpatia della modella che altrimenti sarebbe passata inosservata. Ivana ha inoltre probabilità di uscire in tempi brevi dalla casa, ma solo nel caso in cui dovessero risolversi le tensioni interne fra diversi concorrenti. In più di un'occasione, la modella ha rischiato infatti di ricevere la nomination di altri VIP del programma, ma è riuscita alla fine a salvarsi per via di liti di vario tipo.